aderiamo con tutte le cautele necessarie. Siamo un paese inserito nell'Unione Europea, siamo un paese che è collocato in un'alleanza tradizionale che ben conosciamo, Euroatlantica. Insomma, firmiamo con i cinesi, ma non preoccupatevi, amici americani. Conte prova a far quadrare il cerchio perché il tempo stringe. Settimana prossima viene a trovarci Xi Jinping, che vuole siglare il memorandum d'intesa sulla Belt and Road Initiative, colossale progetto che mette a punto da almeno 6 anni, cioè da quando è diventato signore dell'impero di mezzo. Una rete fittissima di vie di comunicazione, per terra e per mare, che collegherà Cina ed Europa passando dall'Asia centrale e costeggiando l'Africa. L'obiettivo è accorciare i tempi di consegna delle merci. Ha già firmato quasi metà dei paesi dell'Unione: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. Adesso tocca all'Italia, che diventerà il partner più importante, primo del G7 e fondatore dell'Unione, a dire di sì a Pechino e uscire anche solo un po' dall'orbita americana. Ecco perché Washington ha lanciato una raffica di avvertimenti, subito raccolti. Il presidente del Parlamento europeo ed esponente di Forza Italia, Tajani, accusa il governo di aver svenduto l'Italia alla Cina. Sì all'accordo, ma senza strappi, raccomanda Confindustria. Ma questo affare, non solo commerciale, è appena cominciato.